stiamo, braccia aperte, flessione a sinistra, sblocco il braccio destro, sblocco le ginocchia e circonduzione del torace, cambio, flessione a destra, sblocco il braccio sinistro, sblocco le ginocchia, circonduzione, ancora, continua. Ancora 20 secondi e cambiamo. Movimenti lenti e controllati. Ancora 10 secondi. Ok, facciamo l'ultimo. 3, 2, 1. Ok, recuperiamo 15 secondi. Ci prepariamo a gambe ben divaricate, piedi a 45 gradi. 3, 2, 1, braccia aperte, linea spalle, scendo in plie squat, torno su e braccia frontali, ancora giù braccia aperte, stendo le gambe e chiudo le braccia, continua, schiena dritta, le ginocchia seguono la linea delle gambe, prendo aria, scendo, fuori aria e torno, continua ancora, 3, 2, 1, ok, benissimo, recuperiamo 10 secondi, 3, 2, 1, apri le braccia, gambe leggermente piegate, torsione lenta da un lato, torno centrale, torsione lenta dall'altro lato, continua. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Braccia in avanti, linea spalle, piccola torsione del tronco e porto il braccio dietro. Torno e cambio. Lo sguardo segue sempre il movimento del braccio. Le braccia sono tese. Mi muovo lentamente da un lato, torno e lentamente dall'altro lato. Continua, ancora 3 secondi e cambiamo. Ok, braccia altezza spalle, sollevo un ginocchio e piccole circonduzioni in avanti. Circonduzione costanti, controllate, addome forte. Mantieni l'equilibrio e respira. Il piede sollevato è sempre in estensione. Tre, due, uno. Ok, cambiamo gamba. Sollevo l'altro ginocchio e piccole circonduzioni sempre in avanti con le braccia. Scapole che si avvicinano. Piede sempre in estensione. Mantieni l'equilibrio e respira. Ancora 8 secondi e cambiamo esercizio. 3, 2, 1. Inspiro, scendo lentamente in mezzo squat e porto le braccia a linea spalle. Espiro e torno, braccia giù, ancora. Fuori aria, braccia a linea spalle. Stendo le gambe e torno su, continua. Le ginocchia seguono la linea della gamba, lo squat è piccolo, un mezzo squat o uno squat accennato. Ancora 13 secondi e cambiamo. 3, 2, 1, ok. Braccia altezza spalle, sollevo un ginocchio e avvicino le braccia. Appoggio la punta del piede a terra e torno. Fuori aria, sollevo il ginocchio, prendo aria e abbasso il ginocchio. Continua. Il piede è sempre in estensione. Spalle basse, sguardo fisso in avanti.
Fuori aria, chiudo le braccia, prendo aria e apro le braccia. Due, uno, cambia gamba, ora solleva l'altra gamba e avvicina le braccia. Torno e allargo le braccia. Espira e solleva, inspira e appoggia giù. Il ginocchio si solleva fino alla linea dell'ombelico, non va oltre. Ancora 20 secondi e cambiamo. Addome contratto che mantiene l'equilibrio, respira. 10 secondi ora. Tre, due, uno, ok, pausa, ci prepariamo in posizione plank. Tre, due, uno, ok, posizione plank su gomiti, avambracci paralleli tra loro, stacco il braccio destro e vado in plank laterale. Torno, stesso lato e continuo, stacco il braccio, posizione plank laterale e torno. Fuori aria, plank laterale, prendo aria quando riappoggio il braccio a terra. Continua, movimento lento e controllato. Ancora 5 secondi, 2, 1, ok, recuperiamo, ora cambiamo lato, 3, 2, 1, posizione, avambracci paralleli, stacco il braccio sinistro e plank laterale, torno e ancora stesso lato, plank laterale e appoggio il braccio. Continua, fuori aria plank laterale, prendo aria e appoggio giù, gambe tese, addome forte, continua, ancora 5 secondi e cambiamo, 2, 1, ok, recuperiamo, ci prepariamo in posizione plank. 3, 2, 1, ok, posizione plank, poi espirando solleva il bacino e stendi le braccia, schiena dritta, da qui torna in posizione plank, ancora posizione a V, risucchia l'ombelico e allunga la schiena, torna in posizione plank e continua, alterna posizione a V e posizione plank. Inspira nella posizione plank, espira nella posizione a V. Ancora 2, 1, rilasso. Mi posiziono sul fianco, gambe a 90 gradi, mano che sorregge il capo. Tre, due, uno, sollevo, abbasso, estendo. Sollevo, abbasso e fletto, ancora su, giù e estendo, su, giù e fletto, continuo, movimenti lenti e controllati, tutti i movimenti sono fatti lentamente. Resisti ancora 15 secondi, poi cambiamo. 10 secondi. Ancora 5 secondi. 2, 1. Ok, recupera. Cambiamo lato. Tre, due, uno. Sollevo. Abbasso, estendo, sollevo, abbasso e fletto, ancora su, torno giù, estendo, su, torno giù e fletto indietro, ok, continua,
Movimenti lenti, controllati, più vai piano, più l'esercizio sarà efficace. Ancora 15 secondi. Secondi, 2, 1, ok, recupera e vai in posizione schiena a terra, gambe piegate, braccia appoggiate a terra, 2, 1, espirando solleva il bacino una vertebra alla volta e piano piano torno, una vertebra alla volta. Sollevo piano, allineo il bacino e lentamente scendo. Il bacino sale, si allinea a spalle e ginocchia e poi scende. Ancora 15 secondi. 8 secondi, 2, 1, ok, recuperiamo 10 secondi, ci prepariamo punte dei piedi in appoggio e mani dietro la testa, 2, 1, stacco le spalle, avvicino lentamente un ginocchio alla volta al petto, i piedi restano sempre in estensione. Fuori aria, sollevo la gamba, prendo aria e appoggio. Spalle sempre sollevate da terra, si muovono solo le gambe, una gamba alla volta. I piedi appoggiano a terra sulle punte. Ancora 10 secondi, resisti. Movimento lento e controllato, controllato dall'addome. 2, 1, ok, recupera e preparati in posizione seduta a gambe piegate e mani dietro le cosce. Ok, da qui fuori aria scendi lentamente, mento verso il petto, inspira e torna. Concentrati sul movimento della colonna, fuori aria mento verso il petto, prendo aria e apro il petto. Continua. Lentamente giù. E lentamente su. Mento verso il petto. Salgo e schiena dritta. Ancora 10 secondi. 3, 2, 1. Ok, recupera. Preparati in posizione sdraiata sul fianco sinistro, gomito in appoggio e gambe piegate. Ok, braccio destro su, teso, salgo con il ginocchio destro e scendo. Apro la gamba e chiudo la gamba. I piedi restano sempre a contatto. Il ginocchio apre e chiude. Il braccio destro è sempre teso. Addome contratto e spalle basse. Continua. Ok, recupera, appoggia giù, cambiamo lato. 3, 2, 1. Ok, stesso esercizio, salgo con il ginocchio sinistro e scendo. Resto in appoggio sul gomito destro e muovo solo la gamba sinistra. Resisti, respira. Fuori aria, ginocchio su, prendo aria, ginocchio giù. Ancora 10 secondi. 5 secondi ora. 2, 1. Ok, recupera.
e passa in posizione prona, mani sotto la fronte. 3, 2, 1, addome forte, fuori aria e sollevo le gambe. Gambe tese, avvicina e allontana le gambe. Piccoli pulse con i glutei, il range di movimento delle gambe è veramente molto piccolo. Glutei sempre contratti e addome forte. Continua. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Ok, recuperiamo, preparati in posizione plank. Due, uno. Posizione plank, da qui eleva il bacino e distendi le braccia. Schiena dritta, ora torna in posizione plank, passa in plank laterale, torna in posizione plank, eleva il bacino, schiena dritta, torna e passa in plank laterale dall'altro lato. Questo è l'esercizio, quindi plank, posizione a V, torno in plank, plank laterale, ancora plank, posizione a V, torno in plank e plank laterale dall'altro lato. Continua. Ancora 15 secondi e cambiamo, resisti, movimenti lenti e controllati. Più vai lentamente, più l'esercizio è efficace. 5 secondi ora. 3, 2, 1. Ok, recupera, ci prepariamo schiena a terra. Tre, due, uno, mani dietro la testa, sollevo leggermente le spalle, estendo e fletto entrambe le gambe. Le gambe sono unite, avvicino le ginocchia al petto, estendo le gambe. Continua. Addome forte che mantiene la schiena aderente al tappetino, ombelico che spinge verso il basso, spalle sempre sollevate, si muovono solo le gambe. 3, 2, 1, recupera e passa in posizione plank, ginocchia a terra. Tre, due, uno, addome forte, circonduzione di un braccio e poi l'altro. La circonduzione è molto molto lenta, ampia. Più vai lentamente, più l'esercizio è efficace, anche in questo caso. Fuori aria, circonduzione del braccio, prendo aria nello scambio, continua. Alterna il movimento delle braccia, prima braccio destro e poi braccio sinistro. Ancora 15 secondi e cambiamo. 2, 1. Ok, recuperiamo 15 secondi, ci prepariamo in posizione di quadrupedia. 3, 2, 1, quadrupedia, mi siedo sui talloni, rilasso la schiena, poi piano piano torno in quadrupedia. Lentamente mi siedo sui talloni, rilasso la schiena e torno in quadrupedia. Continua. Fuori aria mi siedo, prendo aria e mi sollevo. Nella posizione di quadrupedia le mani sono posizionate sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Mi siedo lentamente, mi sollevo lentamente. Continua. Ancora 15 secondi.
5 secondi. 2, 1. Ok, recupera e vai in posizione schiena a terra, gambe piegate, braccia appoggiate a terra. 2, 1. Espirando, solleva il bacino una vertebra alla volta. E piano piano torno, una vertebra alla volta. Sollevo piano, allineo il bacino e lentamente scendo. Il bacino sale, si allinea a spalle e ginocchia e poi scende. Ancora 15 secondi. Otto secondi. 2, 1. Ok, recupera e passa in posizione inginocchiata. Due, uno. Una mano al petto, espiro e fletto la prima parte della schiena. Inspiro, alzo il petto, espiro, fletto. Inspiro, sollevo il petto e continuo, avvicinando il petto alle cosce. Quando senti che i glutei si sollevano da terra, torna indietro seguendo lo stesso movimento. Torno piano piano. Benissimo. Ok, recuperiamo, ci posizioniamo schiena a terra. Tre, due, uno, spalle su, traziona una gamba al petto, l'altra tesa e cambia, traziona l'altra gamba e continua. Alterna la presa delle gambe, gamba a destra e poi gamba a sinistra. Fuori aria quando afferri la gamba, prendi aria nello scambio delle gambe. Addome sempre forte, intenuta, testa sempre sollevata, spalle basse e mento verso il petto. Il busto è fermo, si muovono solo le gambe. 2, 1. Ok, recupera, passa in posizione pancia a terra, braccia rilassate lungo il corpo. Due, uno, solleva testa e torace. Da qui porto le spalle indietro e avanti, indietro e avanti. Questo è l'esercizio. Il corpo è immobile, si muovono solo le spalle. Le mani ruotano leggermente durante il movimento, gambe tese, aderenti al tappetino, addome intenuto e muscolo trasverso contratto. 2, 1, rilasso. Ok, pausa, ottimo lavoro, ora passiamo allo stretching. Tre, due, uno, incrocia la gamba sinistra sulla destra, cerca di avvicinare il ginocchio sinistro a terra e lentamente ruota la testa dall'altro lato. Respira profondamente e resta in posizione. Cerca di mantenere la spalla sinistra il più possibile a terra. Respira. Tre, due, uno. Ok, recupera, ora cambiamo lato. Tre, due, uno. Ora incrocia la gamba destra sulla sinistra. Cerca di avvicinare il ginocchio a terra e lentamente ruota la testa dall'altro lato. Respira profondamente e resta in posizione. Tre, due, uno. Ok, recupera, resta in posizione. Tre, due, uno.
Ginocchia al petto, vai su un fianco, da qui apri la gamba e lentamente lascia cadere il corpo dall'altro lato. Ora apri l'altra gamba e continua. Lentamente rotola sulla schiena da destra a sinistra e da sinistra a destra, seguendo la gamba che si apre. Continua, rilassiamo tutta la schiena, movimenti lenti, movimenti dolci e controllati. Ok, recupera, ci posizioniamo sul fianco destro a gambe piegate. 3, 2, 1. Afferra la caviglia della gamba sinistra, stendi la gamba e appoggia il piede a terra. Resta in posizione, rilassati e respira. Ok, recuperiamo, ora cambiamo lato. Tre, due, uno. Afferra la caviglia della gamba destra, stendi la gamba e appoggia il piede a terra. Resta in posizione, rilassati e respira. Ok, recupera, piano piano sali in quadrupedia. 3, 2, 1. Incrocia la gamba sinistra davanti a te, l'altra tesa dietro, stabilizza la posizione e poi piano piano appoggia gomiti e se riesci anche la testa. Resta in posizione e respira. Sciogli la posizione, ora incrocia la gamba destra davanti a te, l'altra tesa dietro, piano piano appoggia i gomiti a terra e se riesci anche la fronte. Resta in posizione, rilassati e respira. Ora siediti sui talloni, mani in appoggio a terra, rilassa la schiena e respira. Testa pesante, fronte in appoggio a terra e petto appoggiato alle cosce. 3, 2, 1, ok, ora da qui porta le mani ai lati dei piedi, fronte in appoggio a terra e resta in posizione. Rilassiamo tutta la schiena. 3, 2, 1, recupera e piano piano saliamo in piedi. 3, 2, 1, gambe ampiezza spalle, intreccia le mani in alto e stendi le braccia. Allunga la schiena e pensa di avvicinare le mani al soffitto. Petto aperto. Resta in posizione e respira. Ancora 15 secondi e abbiamo finito. 5 secondi ora. 3, 2, 1.
Ok, scegli la posizione. Benissimo, e il tuo allenamento è terminato. Ci vediamo al prossimo video.